Caro Gesù bambino, da un paio di anni la nostra fraternità collabora con alcune suore che offrono un servizio di assistenza e prevenzione per l'infanzia e l'adolescenza, un centro socioeducativo diurno, un luogo di integrazione sociale e culturale per i ragazzi. Le suore, attraverso un programma di inserimento in attività culturali, ricreative e sportive, si ingegnano per il recupero dei minori con problemi di socializzazione o a rischio di emarginazione e devianza. Nel nostro convento è presente un campetto da calcio e con immensa gioia abbiamo avuto l'occasione in questi giorni di poter ospitare qualche giornata sportiva e ricreativa con questi ragazzi. È stato molto bello e divertente vedere tutta quell'energia e allegria sprigionata da quei ragazzi che correvano appresso a quel pallone. Il gioco, soprattutto quello di squadra, ci fa vivere la gratuità nell'incontrarsi gli uni con gli altri. Giocare insieme ci insegna il rispetto reciproco, la fatica di raggiungere insieme un obiettivo, la capacità di saper stare al passo con chi magari ha più difficoltà. Il gioco, senza che ce ne accorgiamo, ci insegna ad essere felici. Spesso ci chiediamo di cosa ha bisogno il mondo per essere un posto migliore. Sono persuaso dal fatto che il mondo ha tanto bisogno di ritornare a saper giocare, proprio come quei ragazzi, che con poca roba, una palla, un paio di porte e tanto verde, insieme erano le persone più felici che io abbia mai visto. Il mondo ha bisogno di persone felici. Caro Gesù, quanto abbiamo da imparare da questi piccoli. Aiutaci, Gesù, a saper ritornare alle cose semplici della vita. Insegnaci a saper giocare di squadra. Insegnaci la gratuità dell'aiuto reciproco. Aiutaci a capire che far giocare un altro al posto nostro non è un'umiliazione, ma un'occasione per crescere e un'opportunità per qualcun altro. Insegnaci a saper essere uniti nelle vittorie e nelle sconfitte e che davanti a queste ultime vale prima di tutto lo stare insieme. Con affetto, Francesco.